volevo dirvi semplicemente una cosa, che io sto ancora così. Oggi è il 20. Abbiamo 24-25 gradi, una meraviglia. Mi spiace per voi. Poi quando arriverà il freddo arriverà per bene. A furia di fare la spaccona è venuto il freddo anche qui. Comunque mi sono messa il mascara di Christian Dior, solo quello fucsia. Troppo carino. È la prima sciarpa di lana della stagione. E gli occhiali, perché per noi è ancora la bella stagione. Ovviamente piove, ovviamente bisogna aspettare il trasporto, ovviamente il taxi non arriva. Ovviamente odio arrivare in ritardo, ovviamente sono agitata. Però in compenso ho messo il grenadine di Nabla e il mascara Dior, quello fucsia, combina insieme. L'unica cosa è perché sono pandan con tutto. Sono tutta un pandan, sono tutta un pandan. È l'ultimo round. Fatto la spesa e adesso sono venuta a prendermi un latte, però siccome ho Allegra con me, è il mio Dior Bordeaux. Mamma mia, mi è venuto il freddo tutto in botto, sono 18 gradi, che per noi sono tanto. Ho fatto la spesa. Allora ho preso pane, poi ho preso ancora del caffè, ma ho trovato questa marca Nicola Lotte Bogace Cremoso, non so de donde stas. Serve Antonello. Poi ho finita la pastina, ho preso garofalo, i semi di melone. Questa la pago 25 renminbi, quindi boh. Ah no, e poi ho preso una cosa gourmet, una leccornia, una crema di funghi porcini. Questa è una leccornia ogni tanto. Italiana, sì. Cavolo, fa freddo assai. Fa freddo assai. Lo metto fra la saliera e la pepiera. Fra la saliera e la pepiera. Finché non so cosa. No, ma lo sapevo. Lo sapevo che faceva freddo perché ero intenzionata a prendere la bicicletta, ma l'ho lasciato stare. Tutto insieme, cioè ieri fino a ieri 26-27, oggi a quest'ora siamo a 17-16, più che altro c'è vento. Ieri notte un vento fortissimo, ma proprio un vento che spazzava. Vabbè, è arrivato ragazzi. Non me la tiro più, non me la tiro più, prometto, prometto. Messo a posto e vi saluto. Ci sto mettendo, proprio ieri sera era rossissimo, sto mettendo, forse ho esagerato col brush oggi, può darsi. Sto mettendo quella crema della Martina Gebhardt. Vediamo se mi fa. Devo cambiare, ogni tanto devo
sostituire tipo d'occhiali da vista, perché questi qua mi fanno troppo, troppo peso. E mentre li lascio... perché in queste giornate così bisogna pure che si faccia così. Oh no! Ah, c'ho dei pantaloni militari, c'ho il tank top che avevo comprato da Forever 21, una camicia militare, un giubbottino leggero e la sciarpa. Niente di particolare. No ring, no earrings. Oh, in the time, carrot cake, questo lo toglieremo e mangeremo questo. Perché noi siamo a... Non avevo tempo di provare i nuovi rossetti e quindi sono andata di corsa con il classico. Ne ho tre addosso. Certo. Sono in una macchina privata, non in un taxi, perché non si trovano. Che non è lui che me la lascia tirare su. Allegra, fai vedere Face of the Day. Face of the Day. Stasera sono tornata a casa e ho avuto un giramento di testa e un senso di vomito anche, e quindi ho capito che il problema della cervicale. Adesso è arrivata la mia Xiaojie Liu Hao. Ok. E niente, sono tre quarti d'ora che mi ha massaggiato tutta la muscolatura qua. E insomma mi ha rimesso un po' a posto, perché mi ha rilassato tutta questa parte muscolare qui. Infatti lei dice rossa. Ma proprio una cosa, un senso di nausea, poi la testa che mi girava in continuazione, sono stata fuori, la testa che mi girava in continuazione. E niente, infatti di solito questi massaggi me li fa stesi a letto, ma ho preferito, siccome l'ultima volta che mi è successo è stato l'anno scorso, ho preferito non farlo a letto, perché poi non riuscivo ad alzarmi dal letto perché era una continuazione, la testa girava. Mi sono spaventata, perché il problema è che quando non ti succede per un po', poi ti dimentichi questa cosa, e al momento che ti riviene hai dimenticato quali sono i sintomi, cioè, e io panico. Comunque, questa è... il mio sabato sera finito così. Vabbè, però ho passato un pomeriggio simpatico, ho incontrato una vecchia amica israeliana che non vedevo da... ecco, in questa maniera sta toccando proprio... però la cervicale la tocca molto poco, cioè come concetto lei rilassa più la muscolatura delle spalle. E poi il massaggio